Buongiorno ragazzi, quello che vedete fra un po' è un video che già avete visto, ma per qualche motivo mi si è cancellato dal canale. Siccome era il primo motovlog che avevo girato e mi faceva piacere averlo sul canale, ve lo ripropongo oggi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi da Darietto 27, oggi primo motovlog del canale, uscitina tranquilla, infatti andremo a fare circa 200 km, non 500 come al solito. La direzione è Orvinio, nonostante l'abbia fatta molte volte, oggi sono più eccitato del solito. Perché? Perché è la prima volta che porto Tortellina su una strada che conosco bene. È inutile però che vi faccia vedere chilometri e chilometri di strada dritta, quindi ci vediamo direttamente all'appuntamento con gli altri. Eccoci qua, arrivati all'appuntamento. Non c'ho la palla di vetro, ma presumo non ci sia nessuno, perché sto in anticipo di 10 minuti, e siccome proprio non siamo un gruppo che si può dire puntuale, dubito che arrivi qualcuno prima di noi. Vabbè, meglio così, faccio colazione. Allora ragazzi, fatta colazione, siamo qui con MiG 26. E primo motovlog, primo motovlog, sì. Dovevamo essere 5, siamo molti di più. Scusa Umbo, cosa volevi dire? Volevo dire, non seguite né Spava né Freccia Verde, Dario 27. Bravissimo. L'unico motovlogger di Roma sono io. Non seguite le copie, cioè Spavald, Vasa, MIG. Spavald, link in descrizione. Sì, ma c'hai la batteria scarica, sei proprio... Come no? Scarso. Ho fatto un video, da qua, 5 minuti. La telecamera scarica la batteria a zero praticamente. Raga, se sentivo dopo. Allora ragazzi, ripartiti, fatta benzina, diretti verso Orvinio. Come vedete sarà un'uscita molto tranquilla. Madre mia ragazzi, che strada, ci divertiamo sempre troppo perché è tortuosa, ma è bella, non ti lascia un attimo di respiro, è molto tecnica, è un pezzo spettacolare. Dacci tu, piccola sosta per sigaretta, si riparte direzione Orvinio. Siccome ragazzi più di uno mi ha chiesto i giri che facciamo e i vari itinerari, ho intenzione di mettere sotto ogni video il link di Google Maps del giro fatto, dove consiglierò se adatto anche a delle cilindrate inferiori a 300, visto che molti di voi posseggono questa cilindrata, e metterò il grado di difficoltà di ogni percorso. Umbra, ti vedo molto rumoroso quest'oggi. Vuoi? Perché fai il quattro accelerando da solo? È una nuova modalità di Ettorina, si chiama... Lo chiameremo acceleraticcio oggi. Si chiama DS, Ducati Squatting. Ah, ok, ok. No, non so che cazzo dire. Brutto, quando devi dire qualcosa. Oh! A modo bene, io molto meno. Ho deciso di chiudere la mia esperienza da youtuber qui. Bello, mi è sempre piaciuto Farelli. Ciao! Porco! Sono la copertina, tu in mezzo all'erba! Commento a caldo, cosa ne pensi delle pecore? Brutta esperienza, brutta esperienza.
Stavamo per diventare tutti contadini. Ah sì, pecore ovunque. A me Paolo mi stava mandando su mezza marana. A me dietro. Vasa, vieni un attimo. Ti deve dire lei una cosa. Mi vuoi sposare? Non credi che potresti imparare da questi nuovi youtuber? Umbo, secondo te, questi due qua? Sì, credo. Quanto hanno da imparare? Ah, già è vero, Stiva. Lui pensava che era una sana. Da te? Quanto hanno da imparare da me? Vero? La allora, cifra, c'è sta... eccola, gli devono i capelli bianchi. Questo bianco. Proprio le basi gli mancano, sì, c'ha la moto Ducati, quindi. Sentiamo? Tipo me. Te! Tu sei, raga, basso. Guardate il vloggaddario. Vloggaddario è qualcosa di fantastico. Fantastico. Sì, io vloggo te, tu vloggi me, che cosa vuoi? Che vloggatori. È veramente fantastico, è una novità per me. Aspetta, come un figlio. Qua uno che vlogga l'altro. Bravo, mi hai quasi spinto verso le pecore, che cosa vuoi? Io! Allora ragazzi, stiamo ripartendo ma abbiamo cambiato il giro, praticamente torniamo per la strada da cui siamo arrivati. Chiaramente io nel link vi metterò l'itinerario originale, è inutile che vi metto due volte la stessa strada. Abbiamo cambiato il giro perché abbiamo deciso di andare a mangiare tutti insieme al Mac, il più vicino lo abbiamo sulla Tiburtina. Guardate che miglioramento che ha avuto. Io ci ho provato a insegnargli qualcosa ma pur sempre su strada, mentre devo dire che Lorenzo ha fatto un ottimo ottimo lavoro quando l'ha portato in pista lei e lui. Guardate come va. Che è successo? A Monica gli è preso un crampo nel bel mezzo di una curva e gli fa st'effetto, non gli faccio più i complimenti. Camere! Allora ragazzi, non so perché ma mi trovo sul TDM. Mamma, devi portare esenzione, ti diverti troppo! Io adesso scala pizzetto! A me sei matto! Fa male? Porca roia! Oh, via, faccio! Paolo non ha gradito granché Ninja! Lui non ha mai avuto una sportiva, quindi era anche normale!
Ok ragazzi, spero che come primo motovlog vi sia piaciuto. Cercherò piano piano di portarvi contenuti sempre migliori. Ricordate, se sono piaciute le strade vi metterò il link con la mappa. Detto questo, sempre se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace su Instagram, YouTube, Facebook, quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!